Buongiorno e di nuovo bentornate alla Trana della Volpe. Molta carenza da parte mia, molta mancanza, molti ritardi, molte cose da fare, molte cose da raccontare, quindi mea culpa se sono scomparsa un po'. C'è stato un viaggio nel frattempo, un viaggio in Giappone che ha preso un po' il sopravvento e quindi sono indietro su tutta una serie di book club, ma oggi cerchiamo di trovare una soluzione e... Ci sono stati appunto un po' di libri letti che ho letto io, che mi sono piaciuti molto, di cui vorrei parlarvi. Tre, perlomeno tre libri di book club invece di cui vorrei raccontarvi. E già così sono tantissime riflessioni, tantissimi video. Quindi, senza andare oltre, oggi parliamo di Membrana di Ad Editore. Eccolo qua, Membrana è un romanzo di fantascienza pubblicato negli anni 90, in realtà in originale, di Cita Wei, un autore di Taiwan che appunto è stato pubblicato da Ad in Italia recentemente. Questo è stato anche il primo romanzo che abbiamo selezionato per il nostro secondo book club. Noi abbiamo un book club online che si intitola Le letture della Volpe, che è quello classico di cui vi parlo sempre, con anche Asuka Ozumi, dove parliamo online di vari libri che scegliamo noi. Questo invece fa parte del secondo book club, che si intitola La Volpe in Bodoni, e che è un progetto coordinato da Inari, dove ci sono anche all'interno la libreria Bodoni di Torino e Ad come co-partner, per appunto ripromuovere un po' anche un gruppo di lettura in presenza, perché le dinamiche in presenza rispetto a quelle online cambiano un pochino. Al momento abbiamo scelto di tenerli separati proprio perché nel book club in presenza ci sono diverse persone e quelle online invece appunto sono anche spesso fuori Torino, quindi per loro è più difficile riuscire a convogliare sul book club in presenza. Ma fatta tutta questa premessa, in realtà questo qua è stato il primo romanzo che abbiamo scelto, un romanzo di fantascienza direi purissima, che ci porta in un mondo molto particolare. Siamo nel 2100, siamo quindi non troppo distanti dal mondo contemporaneo, in un universo, in una realtà, non in un universo perché siamo sulla Terra, in una realtà dove la specie umana è stata costretta ad abbandonare la superficie e a vivere nei fondali marini, e dove quindi la nostra protagonista, che si chiama Momo, lavora come estetista e come appunto colei che gestisce, cura, si prende cura, ecco, proprio della fisicità della pelle delle persone, in un ambiente in cui appunto siamo sott'acqua, lontano dal solito ambiente, e le persone hanno molto bisogno, insomma è una professione molto richiesta. È un romanzo in realtà molto complicato da raccontarvi bene, perché è un romanzo a strati. Un romanzo a strati nel senso che... Direi il 90% del romanzo noi accompagniamo, anzi seguiamo le vicende di Momo attraverso la sua prospettiva e anche se narrato in terza persona noi appunto siamo spinti a seguire le sue riflessioni e il suo punto di vista. Quindi siamo in questa dimensione sottomarina, in questo mondo dove il mondo di sopra appunto è un mondo ancora leggermente popolato ma da pochi individui, sappiamo che ci sono conflitti. Sappiamo che ci sono industrie, che ci sono macchine, macchinari, macchine da guerra e quant'altro. Quindi abbiamo una parte di introduzione che ci racconta come il mondo è strutturato e che ci aiuta anche a avvicinarci a Momo. Sappiamo quindi che Momo è una donna di circa 30 anni, se ricordo bene, sì, ma chi può dirlo? Una giovane donna. E sappiamo anche che questa donna ha un rapporto estremamente problematico con la madre, che l'ha, tra mille virgolette, abbandonata quando Momo era molto piccola, aveva circa 10 anni. Mano a mano che andiamo avanti, noi iniziamo a scoprire dei dettagli su questo passato di Momo e sul passato della madre. Sappiamo ad esempio che la madre era in un'industria legata alla tecnologia digitale, quindi anche volendo al
divulgazione tramite ebook, diremmo, no? Una cosa del genere, adesso mi viene il termine esatto, ma se leggete sapete di che cosa parlo, quindi una sorta di grande enciclopedia online più o meno, no? E sappiamo appunto che era una donna in carriera e, da quello che Momo ci racconta, ha sacrificato il rapporto con la figlia per mantenere in piedi questa carriera. Sappiamo anche, nel corso del tempo, che Momo a un certo punto della sua infanzia si è ammalata, ha avuto una malattia molto complessa e è stata ricoverata in ospedale per lunghi periodi, e lunghi periodi in quali appunto i medici cercavano di trovare delle soluzioni al suo male. E sappiamo anche che durante questa fase di ricovero Momo è entrata in contatto, in connessione con un'altra bambina che si chiamava Andy. Dico bambina con mille pinze, perché in realtà noi da subito sappiamo che in realtà questa bambina non è altro che un androide con cui Momo deve interfacciarsi in funzione di un'operazione che non ci viene meglio spiegata. In questo momento è ancora molto molto confuso, è ancora raccontato a accenni. Lentamente però ci facciamo un'idea del mondo in cui ci troviamo e ci facciamo un'idea anche delle relazioni che vengono a crearsi tra i vari personaggi. Sappiamo per esempio che durante questa convivenza in ospedale Momo si affeziona moltissimo ad Andy e la considera la sua unica amica, tanto più in un momento in cui la madre non andava mai a trovarla o molto poco a trovarla. L'operazione arriva, il momento dell'operazione arriva e noi sappiamo che dal momento in cui Momo si sveglia non c'è più traccia di Andy, non sappiamo che fine abbia fatto, ci viene lasciato intuire che cosa potrebbe essere successo e questo elemento è un elemento di forte risentimento della bambina nei confronti della madre, come dire: mi hai tolto l'unica amica, tu non ti vuoi far carico del tuo pezzo di relazione, però mi hai tolto anche la mia unica amica. E questa fase post-operatoria rappresenta, nel ricordo che noi seguiamo, nel ricordo di Momo, il momento di rottura con la madre, il momento in cui lei sceglie di andare a vivere in questa scuola per diventare poi estetista. Non posso, assolutamente non posso raccontarvi le ultime 30 pagine di questo romanzo. Quindi vi devo lasciare con una trama in sospeso, perché le ultime 30 pagine di questo romanzo fanno crollare tutto quello che vi ho raccontato finora e fanno crollare anche tutto quello che noi crediamo e abbiamo creduto fino a questo momento. Quindi, come strutturazione e come svolta finale, dal mio punto di vista è un romanzo riuscito al 150%. Purtroppo, non potendo raccontarvi questi passaggi finali, devo lasciare in sospeso un paio di riflessioni che provo a buttarli lo stesso, ma che non avranno la stessa potenza, perché manca un pezzo, ma non posso assolutamente, perché veramente è un twist finale davvero molto intelligente, molto interessante e davvero anche ovviamente molto triste. L'abbiamo letto nel book club, in media devo dire che è piaciuto a tutte le partecipanti, eravamo tutte donne, no forse no, tutti i partecipanti, c'erano anche degli uomini, è piaciuto a tutti. Alcuni hanno ritenuto che ci fosse un aspetto troppo didascalico, quindi che si tentasse di raccontare con molto dettaglio il mondo, e in effetti rispetto a certa fantascienza contemporanea questa è una tendenza che si nota in queste pagine, no? Soprattutto all'inizio, quando noi siamo accompagnati nel mondo, quando noi iniziamo a capire com'è strutturata la società del 2100, quando capiamo un po' cosa c'è in superficie, cosa c'è sott'acqua, insomma quando riusciamo, in effetti quando iniziamo a muoverci in questa dimensione, ci sono degli elementi che sono effettivamente delle pagine, insomma diciamo così, che sono effettivamente piuttosto didascaliche e che forse potrebbero allontanare un pochino dalla lettura. In realtà, a mio avviso, non così tanto, nel senso che sono spesso molto ben intervallate rispetto invece alle parti di avanzamento del romanzo e alle parti in cui noi effettivamente incontriamo i vari protagonisti. Sono usciti durante il book club, ci sono in questo romanzo una serie di spunti interessantissimi dal mio punto di vista, tantissimi spunti in realtà. Il primo, macroscopico, è la questione, se vogliamo, ecologica, no? Quindi un mondo costretto, una società, un insieme di società costrette a migrare
sott'acqua perché la superficie è resa inabitabile, inagibile dall'azione umana stessa. Ed è, diciamo così, un po' il background generale, no? Che sembra appunto raccontarci anche di una scintilla appunto di coscienza ecologica. Questo però non è il vero cuore del romanzo, no? Il vero cuore del romanzo è la vita di Momo, quindi la storia di questa donna, di questa ragazza, di questa bambina, di questa ragazza e di questa poi donna, che cresce con questi problemi relazionali dati da questa madre, no? Che, per cui il trauma dell'abbandono diventa un trauma che segna le sue relazioni anche nel corso dell'età adulta, e quindi diciamo che l'elemento centrale dal mio punto di vista, anche alla luce del twist finale, un elemento relazionale. Quindi un elemento di che cos'è la relazione genitore-figlio, figlia in questo caso, madre-figlia, tenendo conto che la madre in questo contesto è una madre che ci viene raccontata in modo molto negativo. Una madre che introduce anche elementi interessanti dal punto di vista delle sue relazioni, diciamo che rientra nell'ambito della comunità LGBTQ+, della comunità queer. Lei ha una compagna e Momo nasce, come dire, come scelta di questa coppia. Quindi ci sono tanti riferimenti che, pensando all'anno in cui è stato scritto, sono elementi molto interessanti. Ma sicuramente, torno a bomba su quello che dicevo prima, uno degli elementi centrali che tutte noi e tutti noi abbiamo individuato nella lettura è certamente l'elemento relazionale, un elemento che spicca tantissimo e spicca in varie parti del libro, un po' appunto nella stessa dinamica di Momo rispetto alle proprie clienti, quindi a questo vivere distaccata in realtà dal mondo e interagire soltanto attraverso il lavoro. Un altro è un po' invece la dinamica appunto relativa al rapporto con la madre, che è quella che guiderà il romanzo fino alla fine, e poi una dinamica relazionale molto interessante è quella con Andy, quindi con questa figura di androide che ancora nella memoria attuale di Momo è il simbolo della sua unica vera amicizia. E questo ovviamente porta a tutta una serie di altre domande, no? Perché è un romanzo che in realtà va proprio a scavare nei grandi temi della fantascienza, a mio avviso. Che cos'è l'essere umano? Chi è l'essere umano? Fino a che livello possiamo parlare di essere umano? E qua mi collego poi anche al finale, che non vi racconto. L'ho già detto che non ve lo racconto. Non ve lo racconto. Si va anche a creare una serie di riflessioni, sempre molto fantascientifiche, su qual è il rapporto tra l'essere umano e la tecnologia. Qua ce ne sono di diversi di stimoli di questo genere, appunto il fatto che il mondo terrestre è ancora abitato da industrie pesanti, pieno di macchinari, pieno di macchine semi-automatiche, semi-intelligenti, e che la tecnologia è oramai quasi un prolungamento dell'essere umano. Qual è la relazione, per esempio, in questo contesto tra Momo e Andy? In che senso questa può essere una relazione tra pari quando una delle due è chiaramente stata prodotta per sopperire alla malattia di Andy? In questa relazione in particolare ricorda tutta una serie di film su questo filone, no? Mi viene in mente anche solo l'ultimo di Ishiguro, Clara e il sole, dove la protagonista è proprio un androide nato e costruito apposta per essere un compagno di giochi. Oppure mi vengono in mente tutta una serie, l'altro di Ishiguro, Non lasciarmi, di nuovo un altro romanzo dove gli androidi hanno una funzione specifica di banca di organi, e in maniera affine un film molto, molto vecchio oramai, The Island, dove anche in questo caso i protagonisti sono degli androidi che sono androidi a loro insaputa, fondamentalmente, no? E che anche in questo caso fungono da banca di organi. Sono tutti, anche in questo caso, anche nel caso di Membrana, quindi anche nel caso di Andy e di Momo, sono tutti sguardi e quindi figure, relazioni, discorsi che ci portano e ci interrogano su il rapporto nostro con la tecnologia, il rapporto nostro con l'altro in senso ampio. In che senso quindi un androide è un oggetto che deve rispondere alle nostre esigenze? In quale misura invece ha un'autonomia? Ovviamente qua siamo nella fantascienza pura, perché gli androidi
intesi in questo senso ovviamente non esistono, però sono tutte domande di grande livello filosofico che ci pongono anche un po' le questioni sull'antropocentrismo classico, no? Quindi in che misura l'essere umano ha diritto di scelta sulle vite altrui, vite che divergono estremamente dalla propria. Quindi sono riflessioni in realtà molto che richiederebbero molto tempo, ognuna di queste richiederebbe molto tempo. Così come c'è una grande riflessione di fondo che arriva a questa, sì, fino alla fine, su fino a che punto un essere umano è considerabile tale e fino a che punto esiste la vita di questo essere umano, fino a che punto possiamo considerare un essere umano in vita. Anche queste sono riflessioni che nella fantascienza arrivano spesso, no? Quindi sono riflessioni che sfruttano le teorie riguardanti la relazione uomo-macchina, la scienza e tutto quello che si può ipotizzare di fantastico riguardo alle evoluzioni future della scienza per interrogarsi sulla vita stessa dell'essere umano oggi. Quindi sono riflessioni molto faticose anche per certi versi, e molto più faticose per me adesso che non vi posso raccontare queste ultime pagine. Certamente sono siamo proprio nell'ambito, a me viene a dire, proprio del più classico romanzo fantascientifico che pone al centro tutte queste tematiche molto grandi riguardo all'essere umano e al suo posto nel mondo. La metterei proprio in modo altissimo in questo senso. Un elemento che una nostra lettrice ha fatto venire fuori e che lei si chiedeva chissà se l'autore ci ha pensato, ma è un elemento molto interessante a mio avviso su quanto un uomo possa rappresentare una persona neurodivergente, nel senso che per come ci viene descritta Momo è una donna che in effetti ha un comportamento di grande distanza rispetto agli altri esseri umani, sembra in parte incapace a relazionarsi come fanno gli altri, quindi sembra offrire in effetti degli spunti di riflessione sulla differenza nel modo di relazionarsi, nel modo anche di valutare le relazioni, e soprattutto attraverso la sua professione, il suo modo di lavorare con i corpi e con la pelle degli altri, sembra cercare di interpretare e di vivere in qualche misura la vita esterna attraverso appunto le esperienze dei propri clienti. È una lettura molto interessante, non so dire, non credo che l'autore l'abbia messa consapevolmente, ma sicuramente una lettura molto moderna in questo senso, perché in effetti Momo spicca per la sua distanza rispetto a tutta una serie di altre figure. La pongo appunto perché per me è un tema molto distante, molto difficile da affrontare, io non sono assolutamente esperta di questa materia e di tutte le problematiche che si porta dietro, la pongo come riflessione extra che è uscita durante il gruppo di lettura e che quindi ha aggiunto un ulteriore tassello, volendo, di complessità anche, ma di complessità in senso positivo rispetto a quanto può essere preso da questo romanzo. Per il comportamento di Momo poi ci sono tutta una serie di spiegazioni alla fine, ma resta che nella lettura, diciamo in uno dei livelli di lettura, può essere anche molto interessante questa chiave di interpretazione. Cosa dire, l'ho trovato un romanzo davvero molto sorprendente, non mi aspettavo questo finale, l'ho consigliato tantissimo a persone che non amano la fantascienza e ho avuto un feedback positivo, anzitutto perché comunque non è un tomo inarrivabile come volume, siamo sulle 150 pagine più o meno, 156 pagine, ed è quindi un romanzo affrontabile pur magari non apprezzando tantissimo il genere. Io apprezzo il genere, quindi non faccio testo. In secondo luogo perché appunto siamo su un autore di una cultura decisamente diversa dalla nostra, siamo in Taiwan. Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta a Taiwan nel 96, come dicevamo prima, poi di nuovo nel 2011, e questa è la prima volta che viene pubblicato qua in Italia, quindi nel senso proprio l'autore è la prima volta che viene pubblicato in Italia, e può essere quindi molto interessante capire che anche da uno sguardo così distante nel senso così distante da noi, come viene interpretata e come viene sfruttata la letteratura fantascientifica. La copertina, non so neanche a dirlo, Lucrezia Viperina, andate a cercarla su Instagram, copertine fighissime, questa collana Asia di Ad Editore, leggetelo. Questo è un consiglio spassionato perché è un romanzo che offre tante riflessioni come molto spesso solo la fantascienza sa fare. Lo reperite ovunque, è una lettura piacevole e soprattutto il finale, signore e signori, il finale di questo romanzo.
Io non piango in media nei romanzi. Un pochino sì, nel senso che veramente vi stravolge tutto quello che avete letto prima. Quindi da leggere. Basta, ho finito. Detto questo, saluti di rito. Se avete letto questo romanzo, e se potete non fare spoiler, vi aspetto nei commenti. Se non l'avete letto, ve lo consiglio ancora caldamente. Se questo video vi è piaciuto, pollice su. Se vi siete iscritti al canale, vi ringrazio tantissimo. Vi ricordo la campanellina, così ogni volta che pubblichiamo un video, voi lo sapete. Se non vi siete iscritti, potreste farlo, perché adesso ricominceremo a parlare anche di viaggio. Parleremo sempre di Giappone, parleremo sempre di Asia useremo questo canale anche un po' come luogo di incontro per chi non può partecipare agli eventi in presenza, che come vedete stanno tornando anche fortunatamente. Quindi io per ora vi ringrazio tantissimo, vi bacio e vi aspetto al prossimo video.